Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. L'altro giorno sono stato a vedere l'anteprima stampa di Black Adam, il nuovo film della DC con The Rock, gestito questa volta non più dal vecchio regime della Warner Bros., ma da Discovery, quindi dalla nuova Warner Bros. Warner Bros. Discovery. Allora, partiamo con un bellissimo gadget che ci hanno fatto trovare prima di entrare in sala. Eccolo qua, questa bellissima maglietta. E poi ci hanno dato il best movie pieno di tantissime curiosità sul film. Allora, ragazzi, io faccio questo video con un po' di ritardo perché purtroppo sono stato fuori e non avevo modo né di girarlo né tantomeno di montarlo. Quindi so benissimo che il film esce al cinema oggi, però vabbè, già avevo scritto qualcosa comunque su Facebook. È un film che la critica ha già preso di mira e sapevo che sarebbe successo perché sono i soliti quattro deficienti che non fanno altro che parlare male di tutti i film dei supereroi che non sono dalla Marvel, che mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così. Se non ci credete, guardate i punteggi su Rotten Tomatoes e o quelli comunque dell'era Snyder. Allora, questo film non è un film perfetto, ovviamente, perché pochi film effettivamente sono perfetti. Per citarne alcuni, Ghostbuster, Ritorno al futuro, Indiana Jones, è comunque la perfezione su queste cose qua è sempre difficile da stabilire. Però Black Adam è veramente un grande film. Ragazzi, Black Adam è un film di supereroi, di origini, raccontate benissimo, e con un tono epico, violento. Sì, siamo tornati finalmente ai film per adulti e non più le minchiate come Bird of Prey o film del genere. E è un film maturo, è un film che ha tutto, ha delle scene d'azione spettacolari, effetti speciali bellissimi, tranne un po' la CGI per il cattivo, ma lì purtroppo sicuramente perché magari quelle scene sono state quelle che hanno rigirato poi pochi mesi fa. Perché anche a proposito di questo, ragazzi, vi devo dire che il film funziona benissimo, però si vede che hanno rigirato delle parti. Cioè, come scorre, ci sono dei piccoli pezzi che sono carini, però con magari delle battutine un po' stupide. Poi ce ne sono altri invece molto più cazzuti, quindi hanno voluto un attimo sollevare il punteggio del film è fare un qualcosa di più bello e funziona. Nonostante non sono riusciti a rigirare tutto, comunque funziona. E non si vede, cioè uno non è che dice ah, quello l'hanno rigirato, non si vede niente, uno se ne accorge giusto così dalla narrazione, però il film è veramente spettacolare. The Rock è il matatore assoluto perché questo ruolo è il ruolo che lui aspettava da 15 anni. E finalmente è riuscito a fare sto film e è perfetto per il personaggio. Ovviamente la controparte cartacea aveva le orecchie a punta e comunque i capelli messi in un certo modo. Lui non ce li ha, però sti cavoli, raga, funziona benissimo. C'è una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, che è il solito politically correct infilato così a forza su due personaggi importantissimi dove non c'era assolutamente bisogno di farlo o comunque potevano farlo in un altro modo, però tutto sommato il film è fatto talmente bene che per quanto può dar fastidio che un personaggio a cui magari uno è legato l'abbiano cambiato così completamente rispetto non a un fumetto ma a tutti i fumetti in cui è rappresentato, però va bene. Funziona, prendiamolo come una nuova versione che spero si bloccheranno qua perché se iniziano a cambiarli tutti, poi diventano veramente tutti uguali e con origini completamente diverse dalla controparte cartacea. Comunque, il film funziona benissimo, ci sono tantissimi riferimenti ai film precedenti, vabbè, almeno ad alcuni. Abbiamo una specie di film alla Shazam, cioè c'è sempre comunque protagonista un ragazzino che poi fa da amico all'eroe. Però
è gestito ancora meglio di come era Shazam. E io ero più che altro curioso di vederlo perché mi piace molto The Rock in alcuni film. E questo film diciamo che era partito male qualche anno fa. Però il personaggio è sempre stato interessante, ha delle origini molto belle e quindi speravo che fosse fatto bene. E ragazzi, non me ne sono pentito. Cioè, io ringrazio Warner Bros. Italia, Warner Bros. Discovery per avermi invitato all'anteprima e devo dire che per quanto la critica lo stia stroncando, vabbè, i critici sono sempre, devono pur criticare, no? Questo film piacerà un sacco a tutti gli appassionati della DC, perché è un film dove finalmente questo personaggio, a questo personaggio gli viene resa giustizia. È un personaggio serio, cazzuto, e si capisce perché diventa così, si capisce perché fa determinate cose. Ci sono dei colpi di scena che uno non si aspetta, perché comunque è un personaggio che magari non conoscono in tanti, non è come Batman e Superman, è uno di quei personaggi che soprattutto in Italia conoscono in pochi. E il regista è stato bravissimo perché il film ha un bel ritmo, le musiche sono ottime, alcune ricordano molto il tema principale della Snyder Cut, o comunque lo stile di JXL e Zimmer, e il film non delude. Certo, non hanno avuto modo di presentare la Justice Society per bene, perché fanno vedere che esiste, ti fanno vedere cosa fa, ok. C'è Dr. Fate che è un personaggio spettacolare interpretato da un mitico Pierce Brosnan, vabbè, che ve lo dico a fare, è perfetto per il ruolo, però diciamo che finito il film uno vorrebbe vedere di più sulla Justice Society e vorrebbe capire meglio anche come mai non sono intervenuti. Quando è arrivato Steppenwolf, invece è intervenuta la Justice League perché non si sono presentati da Bruce Wayne, insomma, tutte queste cose qua. Però vabbè, nel senso, può essere anche che sono arrivati allo scoperto un periodo in cui la Justice League non c'era, era occupata, era da qualche altra parte. Ok. Il film è collegatissimo ed è un film del DCU. È un film che non nasconde per niente i riferimenti, anzi ne va fiero e rilancerà il nuovo DCU, che altro non è che il DCU creato da Snyder, è più o meno come sarebbe dovuto andare. Ecco, quindi io sono molto contento di questo perché finalmente avremo dei personaggi cazzuti e meno per ragazzini e finalmente collegheranno meglio questi film tra di loro e si potrà vedere un determinato personaggio che si scontra con un altro, o che si incontrano per studiare un piano per un'altra cosa, insomma, tutte queste cose qua. Sono bellissime anche le scene di Amanda Waller, che sono quelle dei reshoots, che hanno inserito in questo film, che prima non c'erano. Perché il vecchio CEO della Warner non voleva assolutamente collegarlo in un certo modo, voleva fare un reboot completo del DCU, eccetera, eccetera. Ma è stato licenziato come gli altri perché Discovery ha fatto piazza pulita, anche perché hanno fatto grossi casini e gli ultimi film che avevano prodotto sono stati un disastro. E quindi niente, io vi consiglio di andare a vederlo al cinema perché è un film da vedere al cinema per tutto quello che rappresenta, perché è un bellissimo action movie, con delle scene veramente epiche e un'azione che vista a casa in un video non rende allo stesso modo, quindi va visto per forza al cinema. E poi effettivamente è un bel film, quindi non ascoltate le critiche che l'hanno stroncato dandogli punteggi ancora più bassi di She-Hulk, per esempio, che She-Hulk è un disastro, eppure gli hanno dato punteggi alti su quel sito di Rotten Tomatoes, mentre a Black Adam cioè, non gli hanno neanche dato praticamente la sufficienza. È un film che vi farà ricredere, piacerà davvero tanto, e io non vedo l'ora di rivederlo, soprattutto in italiano, perché il film l'abbiamo visto in inglese con i sottotitoli in italiano. Quindi volevo vedere anche sul fronte doppiaggio il lavoro che era stato fatto, però sono sicuro che già dal trailer si sente che insomma sarà un lavoro ottimo.
Per ora, secondo me, questo è il miglior film DC degli ultimi anni, dopo la Snyder Cut. Non se ne vedevano più così. Preferisco magari a questo qualche altro film della DC, però comunque è un film bello da vedere, da rivedere, da avere in Blu-ray, e spero che continuino su questa linea. Quindi mi raccomando, andate a vederlo. Ci sono appunto, come vi avevo detto prima, delle scene violente che non sono state censurate, non so se gli hanno messo un visto o qualcosa, comunque vabbè, ci sono ed è giusto che ci siano perché lui è un cattivo, è un antieroe e nel trailer sembra più buono di quello che in realtà è nel film, quindi vi piacerà. Gli rende giustizia, veramente un bel film. Ringrazio The Rock per essere stato colui che alla fine ha rotto le palle per farlo in questo modo e Discovery che ci ha messo mano migliorandolo. Infatti sono curiosissimo di vedere Flash e di vedere Aquaman 2 e Shazam 2 perché usciranno più avanti e anche lì hanno rigirato parecchie cose collegandoli meglio. E poi, insomma, come avrete visto online, c'è un noto personaggio che farà una comparsata, quindi aspettate i titoli di coda, non alla fine dei titoli, proprio entro metà titoli di coda, che come compare è veramente tanta roba, una cosa oltretutto molto importante. E ricordatevi, soprattutto, che Black Adam è un film del 2022 e altri supereroi, anche se sono usciti nel 2021 nella Snyder Cut, sono comunque supereroi che dovevano uscire in quel film nel 2017. Quindi è ambientato comunque prima il film, la Snyder Cut, perciò quei personaggi hanno avuto modo di fare determinate cose che non abbiamo visto e perciò è giustificato che appaiano magari con un abbigliamento diverso, cose così. Ecco. Quindi niente, non vi voglio dire di più perché appunto non voglio fare spoiler e niente. Alla prossima, ciao ragazzi!